cultura. Te? Cultura. Tutto bene, la bimba ti ha portato una cosa, cioè più la sua sorellina, però. Matti, vai dalla mamma. Vieni, sei stata brava. Ciao. Ha dormito, mi ha fatto... No, tutto bene, un bacio anch'io. Ciao. È stata brava. Un'esperienza. Immagino, sono tante avventure, Matti, mi devi raccontare. Se vuoi accomodarti c'è una sedia lì. Sì, volentieri. Oh, eccoci. Eccoci. Matti, lo apriamo. Ma che cos'è? L'ha scelto lei, eh? Non dovevi. No, io ho fatto soltanto il mezzo. Se l'ha scelto anche Matti, allora deve essere un regalo speciale. Iper femminile. Sì, Matti, a Matti piace molto il rosa. Ma che cos'è, Matti? Mm-hmm. Oh, ma che carino! Ma bellissimo! Grazie, amore! Grazie, Anni! Appena l'ha visto, sei illuminata. È veramente adorabile. Le piacerà un sacco, ne sono sicura. È davvero adorabile con queste orecchiette. Poi rosa. Ma ti hai fatto proprio una bella scelta con la zia, eh? Super carino. Secondo me a Bluebell piacerà davvero tantissimo. Ma allora raccontami qualcosa, com'è andata? Bene, dai. Sì. Sì, è andata, sono stati molto bravi secondo me. E io sto già bene, ti devo dire. Sì, okay. Sì, mi sento stamattina. Non mi senti sento tirare, abbastanza non bene. Senti un pochino okay. I punti, però comunque pensavo peggio, insomma, invece va tutto bene. Ci hanno messo davvero poco e sono entrata anche abbastanza in orario in base a quanto avevano programmato. Quindi quanto ci hai messo? Secondo me un'oretta okay. In tutto. Però anche l'anestesia, tutto quanto è andata bene, quindi sono molto contenta. Ti sei ripresa tutto? Sì, sì. Mm. Ero un po' preoccupata appunto per quello, però è andato tutto bene, quindi a posto. Non hai ancora provato ad alzarti, camminare? Stamattina mi hanno fatto alzare, tutto bene. Poi hanno portato la bimba, insomma, così ogni tanto arriva. La sghirciatina. Esatto, ogni tanto arriva e... Ma infatti l'ho vista nella foto, sembra piccolina. È piccolina. Sì, pesa 2,4 kg, quindi è davvero piccina. Ed è circa 49 cm, quindi insomma, più piccolina di Mati quando è nata. Era un po' più grandina. E niente, però per il momento non ho latte. Quindi quando me l'hanno portata, per il momento le sto dando, cioè la sto allattando col biberon che mi hanno dato e stiamo aspettando il latte, però mi hanno detto che è normale con cesareo, quindi certo. Insomma dai, nel complesso tutto bene. Non possiamo lamentarci. No, infatti si trova bene tutto sommato. Sì, guarda. Un po' scompigliata però. Sì, oggi trucco e parrucco. A casa. Esatto, anche nei prossimi giorni. Ci vuole un attimo per riprendersi. Giusto. Poi adesso non ho ancora mangiato da ieri sera. Forse stasera mi daranno le prime cose solide, per adesso solo liquido. Quindi, vabbè, ci adattiamo. Ma non so, vuoi che ti prendo un tè, una camomilla? Dimmi tu. Ma un tè... alla macchinetta perché sì. Che passa il convento. Sì, esatto. Dai, te lo vado a prendere. Va bene, grazie. Va bene. Ci sono le macchinette, dovrebbero essere in fondo a destra. Sì, sì, l'ho visto passando. Okay, ok, grazie. Niente. Sei qui con mamma tu, Matti. Amore, Matti, allora sei stata bene con la zia? Sono sicura che vi siete divertite tantissimo. Ma sai che è nata la tua sorellina? È nata, amore. E oggi la conoscerai. Bluebell, è carinissima la tua sorellina, sai? È piccolina, proprio come quando sei nata tu. Beh, forse è ancora più piccola di te quando sei nata. È proprio carina, poi ha i capelli biondi, è un amore. Hai visto, Matti, la pancia della mamma non c'è più? Eh no? Non c'è più perché è nata la tua sorellina. Guarda, vedi? Eccomi. Oh Matti, il tuo tè. È arrivato il tè. Che buono. Signora, tutto bene? Sì, grazie. Tra poco le porto la bambina.
Ok, perfetto. No, meno male. Tra poco arriva la tua sorellina. Ci vediamo. Sei contenta? Ma invece Mojo come sta? No, sta bene, si è fatto un sacco di amici. I miei vicini hanno un altro cane. Ah, perfetto. Quindi è sempre lì, anche adesso è i tuoi vicini che gli danno un occhio. Ottimo, ma di notte fa il bravo? Sì, assolutamente. È un bravo cucciolo, eh, Mati? Un bravo cucciolo. Il nostro cagnolino. Guarda, non vedo l'ora di vedere anche lui perché, cioè, sembrerà strano, però comunque ormai fa parte della famiglia. Certo. Quindi... giocherellone. Meno male che almeno Mati è con lui, sai? Sì, sì, si fanno compagnia. Esatto, esatto. Ci gioca bene? Sì, sì, molto. Perché, meno male, si sono trovati fin da subito. E poi appunto ci tengo che comunque lei capisca che è un animaletto e non un giocattolo. Certo, quindi... certo, assolutamente no. Viceversa. Esatto, esatto, esatto. Ma senti, tuo marito invece? È a casa adesso a riposarsi perché ha fatto la notte, okay. E è andata a casa un paio d'ore fa, okay. Però appunto per fortuna coincidenze, voli, tutto a posto, sì. E adesso è a casa e poi ha un po' di telefonate perché comunque sai il lavoro non poteva lasciarla, certo. Totalmente, quindi è un po' impegnato. E insomma, per fortuna Mati ha la zia con cui stare, perché sarebbe un po' un problema, sì, per tutti questi spostamenti, sai, in questi giorni è veramente un po' problematico, però tutto però figa. Ce la faremo, vero Mati? Poi torniamo a casa con la tua sorellina e anche con Mojo, ovviamente. Certo. E stasera che cartoni guardiamo, Mati? Guardate i cartoni la sera. Mi sto facendo fare una cultura Disney. Wow, Mati, ma che bello! Per esempio, stasera potremmo guardare La Sirenetta. Wow, Mati, La Sirenetta, che bello! Così cantiamo anche le canzoni. Wow! Ho anche i cd in macchina. A Mati piace cantare. A Mati piace cantare. Una canterina, adesso che poi chiacchiera anche un po' di più, sai... Ieri abbiamo visto Hercules. Hercules? Ovviamente, il mio preferito. E... ti è piaciuto? Sì, si è addormentato sul finale, ma non fa niente. Più che altro perché ho portato avanti la sigla per cantare io, quindi lei si è addormentata. Però sì, sì. Ma i cartoni con le principesse li avete guardati? Sì, ma non troppo. Purtroppo, perché la zia non è troppo fan dei cartoni con le principesse, vero Mati? No, lei li guarda abbastanza, però devo dire che le piacciono anche altri cartoni, ad esempio Arlo, le piace tantissimo Arlo, anche la figurina per giocare. Quelle che ci sono adesso. Sì, insomma. sì, quelle moderne, insomma, gli ultimi usciti a lei piacciono. Sì, vero Mati? Devo aggiornarmi un attimo. Sì, sì, e con i bambini sale facile aggiornarsi, certo. Ovviamente. Deve essere super divertente stare dalla zia, Mati? Certo che è super divertente. Non avevamo dubbi. Ah, guarda chi arriva! Oh, Mati! Mati! Arriva la tua sorellina! Come si può passare? Oh, guarda, adesso la conosci! Vieni. Vai, Mati, va un attimo dalla zia! Tanto ormai... ho la sagoma! Oh! Vai, facciamo spazio, non vai arrivi! Signora con la piccola! Ciao, piccola!